Ignazio La Russa parla della sconfitta del fascismo. Sì, la potente notizia la leggo sul grande quotidiano milanese, il Giornale, e tale notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video. Non si deve mai, mai disperare, mai, mai disperare. Anche Ignazio La Russa ha un cuore. Probabilmente Ignazio La Russa segue i video di Serafino Massoni, probabilmente. Serafino Massoni è questo signore qua, che da tempo immemorabile va parlando della situazione. E la situazione, cioè quale fu la situazione? Che il duce che ebbe la gestione del famoso ventennio, il duce, fece nel 1938 le leggi razziali, che in pratica erano delle leggi contro gli ebrei. E Ignazio La Russa deve aver appreso da Serafino Massoni, che sono io, che il duce e il re sbagliarono tanto a fare queste leggi contro gli ebrei, perché il duce e il re non sapevano, forse non sapevano, ma ignorantia legis non excusat, ignorantia legis non excusat, e forse non sapevano che facendo le leggi contro gli ebrei si mettevano pure contro Gesù, perché anche Gesù era un ebreo. Gesù era ebreo al 100%, in quanto figlio della Vergine Maria, la quale discendeva dalla stirpe di Re David. Chi fosse il padre di Gesù non si è mai saputo. Ma non ha importanza, perché per gli ebrei si diventa ebrei solo se si nasce da mamma ebrea. E Gesù nacque da mamma ebrea al 100%, perché Maria, la Vergine Maria, era ebrea e discendeva dalla stirpe di Re Davide. Poi, facendo queste leggi contro gli ebrei, il duce, il re, si mettevano pure contro Mosè, i 10 comandamenti, Mosè, ebreo, i 10 comandamenti. Quindi io queste cose le vado dicendo da tantissimo tempo. Probabilmente Ignazio La Russa, che è presidente del Senato della Repubblica, è la seconda carica dello Stato. Se capita qualcosa all'uomo del Colle, nel senso che l'uomo del Collo muore, oppure risulta gravemente impedito da una qualche brutta malattia, e Ignazio La Russa che va a occupare, si dice pro tempore, la carica di Presidente della Repubblica. Io ci metto la mano sul cuoco, metto la mano sul cuoco che Ignazio La Russa si è messo ad ascoltare i video di Serafino Massoni, perché Serafino Massoni, che è questo signore qua, sta sul web dal lontanissimo anno 2007-2007. Serafino Massoni sta su YouTube, su Dailymotion, su Instagram, su Facebook e su Twitter, e le vado spiegando queste cose. E per cui Ignazio La Russa, che certamente è un credente, un cristiano cattolico, avrà imparato da me, che il grande errore del ventennio gestito dal duce del re, il grande errore del ventennio fu di fare le famose leggi del 1938, che erano delle leggi contro gli ebrei, e poi fare delle leggi contro gli ebrei. Serafino Massoni ha spiegato che voleva dire fare delle leggi contro Gesù e contro Mosè. E ci sono i 10 comandamenti con Mosè, Ignazio La Russa, ci sono i 10 comandamenti, ci sono. E poi ne è conseguito, dalle leggi del 1938 contro gli ebrei, ne è conseguita l'alleanza con Adolf Hitler, con il regime nazista, e la terribile disfatta militare. Vabbè, insomma, ancora Ignazio La Russa ha parlato della sconfitta del fascismo,
ha parlato della sconfitta del fascismo, ma io sono sicuro che questa presa di distanza da parte di Ignazio La Russa nei confronti del fascismo è merito anche mio di Serafino Massoni, perché io da tempo immemorabile che vado dicendo che il grande errore del re, del duce del re, fu quello di fare le leggi contro gli ebrei. Lo vado spiegando, urbe e torbe, a tutti lo vado spiegando. Fu un grande errore, un grandissimo errore, perché fare le leggi contro gli ebrei, firmate dal duce del re, voleva dire mettersi contro Gesù, fondatore del cristianesimo, perché era ebreo Gesù, e voleva dire mettersi pure contro Mosè, che ha dato al mondo i 10 comandamenti. Bravo Ignazio La Russa, molto bene Ignazio La Russa. Caro Ignazio La Russa, caro Ignazio La Russa, se tu mi farai pervenire il tuo preciso recapito postale, io Serafino Massoni, che sono una persona buona, ti farò pervenire a mie complete spese una copia di La Cometa dell'Imperatore, un romanzo storico che sta in tutte le librerie, La Cometa dell'Imperatore, che è ambientato ai tempi del grande imperatore Federico II di Svevia, 1200-1250 d.C., e questo grande imperatore fu imperatore del Sacro Impero Romano-Germanico. Ok Ignazio La Russa, a te Ignazio La Russa, al quotidiano milanese Il Giornale, a tutti voi tanti cari saluti da La Cometa dell'Imperatore.